Incontriamo ora il dottor Carlo Besara, uno dei principali promotori di questo evento, di questa manifestazione che, guarda caso, si svolge proprio in contemporanea con la Notte Bianca di Genova. Sì, ha detto bene, guarda caso, perché è proprio casuale, perché questa data era già stata indicata da Beppe Grillo a giugno, quando ancora nessuno sapeva che la Notte Bianca si sarebbe tenuta il 13 di giugno, il 13 di settembre. Ora, una casualità che comunque ha reso possibile anche un evento mediaticamente più importante del previsto, e quindi tutto sommato ben venga questa casualità. Allora, signori, un attimo di attenzione, per favore, perché io voglio... No, togli la musica, grazie. Allora, vogliamo capire un attimo dove ci troviamo, perché qui chi siete, cosa fate qui, perché? Che cos'è questa? Cos'è una periferia? Voi siete dei periferici, chi siete? Voglio guardarvi, siete i miei primi periferici che vedo. Io vengo da Boston, dai bostoniani, quartieri bostoniani, Sant'Ilario. Noi abbiamo le ville con i cancelli, non vi abbiamo mai visto così tanti. Allora, signori, qui può nascere qualcosa di straordinario stasera. Ora poi andiamo sul palco, deve ancora iniziare lo spettacolo. Può iniziare qualcosa stasera di straordinario. Questa è una notte grigio topo, ricordatevela. Perché ce ne saranno tante di notti grigio topo. Quindi per arrivare qua ho dovuto neanche col GPS. Il tassista mi ha detto è meglio che non ci vada. Che cazzo sta succedendo qui? Italiani! Ora, l'arrivo di Beppe Grillo in questo quartiere non per uno spettacolo comico, ma per trasferire con la sua verve comica, che comunque è innata in Beppe Grillo, ma per trasferire agli altri il lamento di questo quartiere, è un punto di arrivo, un punto di partenza importante, che darà a questa gente la consapevolezza di essere meno soli. Perché quando viene un personaggio di questa caratura e si impegna fin da giugno, ha manifestato questa intenzione, di venire a parlare dei problemi delle periferie, portando anche degli esperti che si occupano a livello internazionale dei problemi delle periferie, è il segno che qualcuno ci ama. E quindi questo dà fiducia alla gente. Questa è periferia! Io mi sono sempre chiesto cos'è la periferia? Chi sono i periferici? Perché esistono le periferie? Questa non è una città! Questo non è neanche un paese! Però voi avete una cosa straordinaria! Siete una comunità! Una comunità che può essere di esempio per altre comunità. Qui succedono delle cose meravigliose, succedono cose fantastiche, nel senso che possono convivere pregiudicati con giudicati, possono convivere mignotte con persone normali. Le mignotte le vogliono togliere da Via della Maddalena, perché Via della Maddalena è vicina a Tursi. Hanno paura che quelli di Tursi ne approfittino un pochino. Beh, io certamente Beppe Grillo è in questo quartiere anche per far capire che questo quartiere non è un quartiere che deve essere abbandonato come oggigiorno le forze politiche abbandonano le periferie. Questo è stato proprio un'iniziativa di tutto il quartiere, di portare Beppe Grillo qua per far capire ancora una volta alle forze politiche che si devono occupare delle periferie. Questa serata è importante perché Beppe Grillo è qua, non è mai venuto, quindi per noi è abbastanza importante, dai, questa manifestazione. Vedi la gente che è venuta, io per esempio abito qua da 18 anni, non sono di qua, sono di Napoli, quindi mi piace che sono venuta a vederlo. E, diciamo, io abito alle Lavatrici a Pegli 3. E devo dire che qui è una cosa, diciamo pure, meravigliosa in confronto a Pegli 3, diciamo alle Lavatrici, perché almeno c'è un qualche cosa, c'è diciamo, le cose sportive, ci sono dei ritrovi, c'è un qualche cosa d'altro,
E poi vabbè, io sono un appassionato di Beppe Grillo. Perché quando la politica organizza le notti bianche per le parti tra virgolette di serie A della, di una città, è giusto che anche quelli che non vogliono sentirsi di serie B ma sanno di essere di serie A anche loro si organizzino. È bellissimo vedere questo fenomeno dell'auto-organizzazione spontanea dei movimenti, dei comitati, dei... il fatto che poi Grillo abbia scelto di venire qua è un bel segnale, e la smentita di tutti quelli che lo considerano un VIP con la puzza sotto il naso in realtà ha dimostrato esattamente di essere il contrario. E poi il fatto che appunto io ho scoperto per esempio la storia di questo farmacista, mi pare, no? Che ha deciso di mettersi in pensione per riqualificare il suo quartiere, è una bella storia che merita di essere conosciuta. Io vorrei chiederle appunto una cosa, cioè sono 13 anni che lei lavora qui in questo quartiere, che lei comunque ha, che, cioè, pensano tutti che sia un quartiere di categoria B. Che cosa ha visto in questi 13 anni e qual è stata l'evoluzione di questo quartiere negli anni? Ma in questi 13 anni ho vissuto quella che è stata proprio la crescita del quartiere grazie alle attività delle associazioni come la nostra, ma anche come altre, dei comitati, della parrocchia, tutta una serie di forze che si sono unite per far crescere la qualità della vita in questo quartiere o quantomeno dare la percezione di una qualità di vita migliore. Tutto questo però si scontra con una dimenticanza che abbiamo riscontrato in questi ultimi tempi da parte delle istituzioni, che sembra quasi che abbiano dovuto delegare alle associazioni il controllo di questo territorio. Questo non è possibile, le associazioni possono, anzi devono, svolgere il loro compito, che è importante, ma deve essere un compito integrato con un progetto politico sulle periferie che in questo momento ci sembra però che manchi. Comunque il problema è che cosa intendiamo fare della nostra vita sapendo che nessuno ci rappresenta più. Quindi qui si stanno organizzando delle cose fantastiche, comitati, preti, farmacisti, professionisti, volontari. Qui si può organizzare un sacco di cose, si può organizzare degli orti in comune, si possono organizzare il flusso delle acque, il ripristino dell'energetico, alcune piccole cose per alleviare la vita e migliorarsela. Qui non vivono male, qui ci sono cose fantastiche, c'è una chiesa in multiproprietà dove pregano musulmani e cattolici, nessuno si pone il problema di fare una moschea perché basta un luogo di culto in multiproprietà, prega chiunque. Allora che senso ha? Qui fanno il pesto col cielo kebab, è fantastico, nel basilico ci mettono l'aneto, è questa contaminazione queste contaminazioni portano a delle idee straordinarie. Se a Manhattan ci sono 17.500 orti a Manhattan sui tetti, vuol dire che le persone stanno capendo che le merci che consumiamo non arriveranno più da 1.000 chilometri, non possiamo più permettercele. Qui abbiamo il monte e gli agricoltori alle spalle. Possiamo creare una sinergia tra gli agricoltori e questa comunità di 6.000 persone. Qui scambi solidarietà per sopravvivere. È per forza di cose devi scambiare solidarietà. Non puoi sennò viverci in una cosa così. Quindi si possono creare cose straordinarie sull'energia, sull'acqua, sulla connettività, creare un centro in modo da dare la possibilità anche a queste persone di connettersi alla rete. Con la rete allora acquisisci informazioni, capisci che cosa fare. Quando tu sai delle cose puoi sapere dove andare a comprare, fare i gruppi di acquisto solidali, puoi fare un sacco di cose. Questo è un laboratorio che se io fossi un politico serio, intelligente, lo guarderei con un occhio particolare, studierei che cosa fanno le persone e quando dovessi prendere una decisione da politico interpellerei queste persone che ci vivono. Non è più possibile prendere scelte, fare scelte sulle persone, sui cittadini, senza che intervengano i cittadini. Questa è una regola che si devono mettere in testa queste salme che gestiscono la politica in Italia, dalla salmetta, quella più piccola, con i capelli d'asfalto, all'ultima nei comuni. Abbiamo lanciato come web il fiato sul collo, web, telecamere nei consigli comunali, è lì dove si agisce, è lì la politica, è lì dove distorgono la tua vita con cemento, con strade, con inceneritori, discariche, nei comuni.
tutte le volte che tu piazzi una piccola telecamerina web, cioè online, e metti online queste persone vanno fuori di testa, hanno tutto da nascondere, quelli che non vogliono farsi filmare, è un luogo pubblico, sono dipendenti pubblici, sono i nostri dipendenti, i cittadini sono a casa loro, sono loro che devono dare il permesso sicuro di farsi riprendere e sono loro che devono essere identificati sempre, perché sono i nostri dipendenti. Lanceremo le liste civiche nel 2009, le liste civiche saranno ragazzi come voi, che con un po' di pratica, che fanno già, con i meetup hanno avuto possibilità di fare politica sul campo, politica sull'acqua. Qui stanno facendo una cosa vergognosa, fare una SPA con l'Iride, la ERA, l'ENIA, la ERA, cioè una vergogna, vergognatevi, rendere l'acqua... portare l'acqua pubblica in mano a un SPA. L'SPA ha solo il modo di soddisfare gli azionisti, non gli utenti. Tra te e questa SPA ci sarà un call center magari in Bulgaria e tu sei tagliato fuori. L'acqua, stanno facendo battaglie per il pane, stiamo facendo battaglie, ci sono in 17 paesi sommosse per il pane, il riso, l'acqua, è questo il futuro, dobbiamo tutelarci. Qui abbiamo i monti dietro, abbiamo gli agricoltori, creare delle sinergie con gli agricoltori per farci portare il cibo, creare ristoranti e farli guadagnare, prendere i prodotti, portare il latte alla spina. Il latte alla spina è straordinario, in tutta l'Emilia Romagna ci sono. Il latte alla spina si paga meno, non usi contenitori, non fai rifiuti. I pannolini lavabili, ma ce ne sono decine e decine di iniziative che la gente può fare. Vi dovete rendere conto che nessuno vi rappresenta, dovete scendere con un elmetto e diventare cittadini informati. Siete voi che dovete fare la politica, dal mattino quando vi alzate, quando andate a dormire, come mangiate, cosa mangiate, come comprate, che tipo di mezzo scegliete per spostarvi. Questo è quello che ci aspetta. O combattiamo una battaglia seria da adesso in poi ed è già troppo tardi, o se no non c'è più futuro per i nostri figli, chi li lasciamo in mano a questi parassiti e a questi malati di mente? Ciao.